Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Caro Moni, buongiorno. Che idea ti sei fatto di questa campagna elettorale? Comprese quelle di De Luca. Comprese? Io, francamente, Mirta... Comprese quelle di De Luca. Vabbè, De Luca ha dette parecchie la vita. Su questo do ragione alla Russa. Ecco qua. Moni, scusami, ti ho interrotto. Che la Russa mi parla. No. Beh, la Russa è un uomo... dotato di grandi risorse espressive. Incontenibile. La Russa. Ciao. Non è vero. Sì, no, a me piace molto l'aria, A me piace molto, lo sa lui. Moni. Io non provo nessun interesse per questa campagna. Però non la vota, mi sa Moni. Mi sa che Moni è fissato con l'estrema sinistra. No, che ma le io devo dire? Io andrò alle urne. Io andrò alle urne perché sono un cittadino elettore e non posso esimermi dall'andare alle urne. Però può darsi, non ho ancora deciso, può darsi che mi avvalga di una prerogativa che spetta ogni cittadino ed è costituzionale, di rifiutare le schede, presentare il mio certificato, il mio documento, ma al momento di avere le schede dico no, le rifiuto. Credo che la legge in corso sia una legge truffa, la considero il peggio del peggio. Poi io sono un uomo, non so la Russa è un giovanotto, ma io ho 76 anni, ho sentito promesse. Vabbè. Allora, io dico, io non ci credo più. Secondo me i problemi sono altri, ne cito uno solo per tutti, e grazie Mirta per l'invito. Questo, voi pensate che milioni di persone si stanno avviando un autunno-inverno di angoscia per via del gas, per via di tutto quello che sappiamo. Ebbene, sull'angoscia, la disperazione di milioni di esseri umani di destra, di centro, di sinistra, europei, ci sono un pugno di uomini che guadagnano centinaia di miliardi di dollari. Che razza di società abbiamo messo in piedi? Questa sarebbe una società, un mondo, una civiltà? Questo secondo me è un orrore. Io credo fortemente nell'uguaglianza degli esseri umani. Scusa Moni, ma al di là del tuo voto, no, però, tu cosa vedi davanti a noi? Sai che insomma ci deve essere un grande vantaggio, la Meloni è il vento in poppa, c'è qualcuno che dice che c'è un pericolo per la democrazia, qualcun altro che parla di fascismo. Cose che ti preoccupano, no? Dunque, io sono antifascista dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, però attenzione, la Meloni, secondo me, è pienamente titolata a governare. È già stata ministro di un governo, bene e male. Allora, la Meloni, per chi è suo avversario, deve contenderla nelle urne. Naturalmente, le critiche sono... Nella proposta, dici, proposte alternative, Meloni, non demonizzazione. Esatto, la Meloni secondo me è capace, l'ho già detto, mi hanno travolto di insulti. Io l'orizzonte è una politica di razza, che è bravissima. Esattamente all'opposto, però è capace. Io credo che lei mantenga alcune ambiguità che danneggeranno prima di tutto lei. Questo è quello che penso, è un'analisi in cui cerco di essere intellettualmente onesto. Dopodiché, non so, per esempio, la sinistra è in una situazione catastrofica. Io sono un uomo di sinistra, molto di sinistra. Il PD non è più un partito di sinistra, secondo me il PD è un partito di centrodestra che finge di essere ancora di sinistra. Credo che sia una sorta di cacicato di potere. Questo per me mi spiace perché ho anche tanti amici nel PD, anche persone per bene, però secondo me questo è il dato di fatto. Vedi che la Meloni ha lo stesso parere di La Russa, dice a manifestazione del partito Letta, dice chi non vota per il PD vota per la Meloni e per la destra. Che dire, grazie Henry, va bene, devo andare. Ma no, in pubblico. Questo intanto non è vero. Ci sono altre opzioni di voto. Questa roba
Sì, sì, no, ma lo sappiamo. Stia tranquillo, stai tranquillo, Moni, che lo diciamo in continuazione. È ridicola la roba del voto. Allora, scusatemi.